Buongiorno a tutti dal TG Meridiano di Toscana TV e oggi grande giorno per gli studenti e non solo, anche per le loro famiglie perché c'è il rientro in presenza per quanto riguarda le scuole superiori e vediamo come è andata a Firenze tra emozione e paura, soprattutto delle verifiche. Rachele Campi. Sono 168.000 gli studenti che questa mattina hanno fatto rientro in classe. Il 50% sarà sui banchi di scuola, l'altra metà ancora in didattica a distanza. I ragazzi del liceo entrano suddivisi in gruppi. Qui siamo a Leonardo da Vinci a Firenze. C'è emozione, anche un po' di paura. La mattinata inizia con delle verifiche. È necessario recuperare il tempo perso, ma gli insegnanti, alla priorità alla scuola, invitano i colleghi a non trasformare questi giorni in un verificicio. Insomma, è da tanto tempo che non venite a scuola, com'è questa giornata? È un po' strano perché non siamo più abituati comunque a seguire 5 ore tutte di seguito. Come sono stati questi mesi a casa? Ma onestamente mi sono trovato bene, però è diversa farla dalle didattica in presenza. Sei contento comunque di essere tornato, di rivedere i tuoi compagni? Sì, di rivedere i miei compagni, sì. Bello. Anche per te? Sì, è piacevole. Siete emozionati? Un po', anche perché il primo giorno abbiamo già una verifica. Ah sì, di cosa? Latino. Preparato? Sì. È particolare, siete emozionati? No, cioè, rientra a scuola normalissimo, almeno per me. Entrerete scaglionati comunque? Non lo so. Cioè farete dei turni? Sì, facciamo ordinario il lunedì, mercoledì e venerdì e scienze applicate gli altri giorni. Com'è seguire le lezioni seguendo questo schema? Sarà un po' difficoltoso la sveglia, più che altro per chi viene da lontano come me, perché un giorno si potrà svegliare alle 7.40, l'altro giorno alle 6, però... alla fine i giorni che siamo in presenza faremo solo verifiche e le lezioni le faremo tutte in DAD. Un po' dispiace però. Rivedere i compagni? No, questo fa piacere perché appunto venivo da una città lontana, quindi c'è un po' una scusa per vederli. Questo il punto di vista soprattutto degli studenti, adesso sentiamo invece qual è il parere dei presidi. Abbiamo sentito la preside del liceo Da Vinci di Firenze e comunque emerge che c'è una necessità di fare molto per il rientro. Sentiamo. Donatella Frilli, oggi riaprono le porte per almeno il 50% degli studenti del liceo, siamo davanti alla scuola Leonardo Da Vinci. Insomma, com'è iniziata la mattinata? Direi molto bene, perché ho anche chiesto a questi signori della protezione civile, non si sono creati assembramenti, i ragazzi sono defluiti dentro, anche perché noi abbiamo anticipato di un quarto d'ora l'apertura delle porte rispetto all'inizio delle lezioni e quindi i ragazzi sono entrati in assoluta tranquillità, mi sembra, anche rispettando le norme di sicurezza, non stavano troppo appiccicati, avevano tutti la mascherina. Io poi ho fatto un giro nelle classi e mi sembra che siano consapevoli che appartiene a loro la responsabilità di poter continuare a venire a scuola. Viene mantenuto, essendo il 50% dei ragazzi che rientrano, anche la didattica a distanza? Certo, sì. Noi facciamo a giorni alterni, abbiamo la scuola divisa in due indirizzi che sono le scienze applicate e l'ordinario. Questa settimana, lunedì, mercoledì e venerdì entra l'ordinario, martedì, giovedì e sabato le scienze applicate, alla prossima settimana il contrario. Questo primo giorno ha iniziato con delle verifiche per gli studenti? Sì, alcuni hanno delle verifiche, altri no. Siamo all'inizio del secondo periodo di valutazione, sicché è un periodo tranquillo. A partire da stasera ci sono gli scrutini del primo periodo, del trimestre, e quindi grandi verifiche, grandi cose chiaramente non ci sono questa settimana e la settimana successiva. Vediamo com'è andato il rientro a scuola a Prato.
Si ritorna sui banchi di scuola nella provincia di Prato, sono più di 12.000 ragazzi interessati, 6.000 oggi saranno direttamente in presenza nelle varie scuole, grande emozione per tutti e soprattutto una ripresa in sicurezza. Abbiamo fatto questa scelta per tenere insieme due diritti garantiti anche dalla nostra Costituzione, che sono quella alla salute e quella all'istruzione. Ovviamente lo stiamo facendo continuando a monitorare giorno dopo giorno, ora dopo ora, i dati epidemiologici, perché questo resta per noi fondamentale. Quindi alla luce dei dati che abbiamo qua nel nostro territorio, nel territorio toscano, e alla luce anche delle indicazioni arrivateci dal governo, abbiamo deciso di riaprire oggi anche le scuole secondarie di secondo grado, le superiori. Questo perché crediamo che la didattica a distanza, che è stata ovviamente necessaria durante questa pandemia per limitare i contagi, non possa sostituire la didattica in presenza. L'umore dei ragazzi, sì, sono contente, le ho viste contente, anche perché insomma si sono riviste fisicamente in presenza. Beh, la scuola è fatta di presenza, la scuola non può essere fatta davanti a un monitor o una trasmissione di contenuti davanti a un computer, insomma la scuola è fatta di tante altre cose, è fatta di coinvolgimento, è fatta di rapporti interpersonali, di crescita, e la crescita non si fa davanti a un monitor, la crescita si fa a scuola. Sapevamo che dopo l'edilizia e dopo il trasporto pubblico l'altra questione molto importante da affrontare era quella di rafforzare la sicurezza sul fronte sanitario. Per questo a Prato a novembre abbiamo installato il primo drive-thru presso un polo scolastico, proprio per garantire la prossimità ai ragazzi di appunto questo importante presidio sanitario. Questo modello è diventato un modello regionale e oggi la Regione Toscana, una tra le prime in Italia a ripartire, riparte con questo valore aggiunto, ovvero la possibilità per i ragazzi di avere, in caso di sospetto Covid in classe, direttamente un tampone rapido fuori dalla porta dell'istituto. Scuola e mezzi di trasporto camminano di pari passo, 329 gli autobus in più sul territorio e poi ci sono i facilitatori. Vediamo i dettagli nel servizio. C'è del personale alle fermate, nei punti appunto più critici, stazione, San Marco, vicino alle scuole. C'è personale sia ATAF che personale esterno anche. Protezione civile, vigilante se non solo. A gestire il traffico dei passeggeri sugli autobus ci sono 40 facilitatori, personale che controlla se il numero di chi sale sul mezzo ATAF corrisponde al 50% della capienza complessiva, in modo particolare nei pressi delle scuole. Il progetto è regionale, si chiama Ti Accompagno. A agire sul campo sono guardie giurate, personale di associazioni di volontariato o di cooperative sociali. Quella di oggi è stata una mattina tranquilla, anche se su alcune linee, causa ripartenza scolastica dei licei, qualcuno ha parlato di assembramenti su autobus. Io ero vuoto, c'è chi ha avuto l'autobus pieno, molto pieno. Ma ci sono state delle difficoltà per quanto riguarda gli assembramenti oppure no? Perché la capienza è al 50%. No. È una capienza che viene rispettata? Dipende le linee. Dipende su che linea vai, quelle che passano dal centro sono abbastanza piene, quelle in periferia no, sono vuote. Il presidente della Regione Toscana ha detto verificheremo, della serie è un progetto che può essere modificato e migliorato in corso d'opera, ma in questa prima giornata di prova l'esame trasporti sembra essere superato grazie ai 329 autobus aggiunti, 35 sono sul territorio extraurbano e ATAF sta lavorando a pieno regime. Ho iniziato il mio turno, però ero su una linea diciamo periferica, la linea 31 che collega Grassina a Piazza San Marco, e diciamo è andata tutto sommato abbastanza bene. Ci sono passeggeri in più rispetto ai giorni scorsi, però per quanto riguarda il mio caso tutto nella norma. Ci sono dei momenti con più criticità, però cerchiamo di... purtroppo a volte rimangono passeggeri a terra se gli autobus sono troppo pieni. E il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, oggi ha fatto anche giro di varie scuole per la Toscana in occasione della ripartenza in presenza, per almeno per quanto riguarda il 50% degli studenti, e ha detto non può essere la scuola la Cenerentola. Patrizio Ceccarelli.
Meglio correre qualche rischio che rinviare la ripartenza delle lezioni in presenza alle superiori. Così il presidente della regione toscana, Eugenio Ciani, che stamani per la ripartenza delle lezioni in Toscana è andato a Pistoia, all'istituto Cino da Pistoia, scuola per la quale la regione ha destinato un finanziamento di 4 milioni e mezzo di euro per la bonifica della struttura dall'amianto e dove tra pochi giorni inizieranno i lavori in una parte dell'edificio. Presidente, per le superiori molte regioni hanno deciso di posticipare, la Toscana invece è puntuale l'11 di gennaio. Ma io ritengo che la scuola sia l'elemento centrale nella vita di una comunità, perché la scuola significa il nostro futuro attraverso la formazione dei nostri ragazzi. E quindi quando ho visto che vi era l'opportunità, ecco che non ho pensato a rinviare per avere magari maggiore sicurezza. Io ritengo che la sicurezza sta nel far vivere la comunità tutti insieme e quindi la scuola non poteva essere considerata la Cenerentola. È evidente che è rischioso, lo so benissimo, però sono anche convinto che se questa esperienza in Toscana funziona e nella prossima settimana o nelle prossime due settimane non vi sarà un aumento dei contagi che ci costringe a richiudere, diventa un messaggio a livello nazionale. Quindi meglio rischiare questo che mettersi nell'apatia di dire per sicurezza aspettiamo alla fine del mese. E molti ragazzi, ho ascoltato attraverso colloqui con loro, segnalazioni da parte dei genitori, ormai della didattica a distanza non ne potevano più, nel senso che la didattica a distanza può andare bene come supporto, ma è fondamentale quel senso di comunità che si crea nella concentrazione e nell'applicazione didattica fra l'insegnante e i ragazzi che comunicano fra di loro. E per quanto riguarda il tema dei trasporti? Noi abbiamo messo 4 milioni per un rapporto con quello che sono anche autonoleggiatori privati che consentisse di avere 329 autobus in più in tutta la Toscana. E poi abbiamo previsto 500.000 euro per compagnie e di vigilante, se associazioni che svolgono questa attività, per poter mettere, diciamo così, alle fermate degli autobus e davanti alle scuole personale che con autorevolezza sollecitasse a tenere la distanza, a avere la mascherina, a non creare assembramenti. E lasciamo il tema scuole, parliamo dei casi Covid, sono 379 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, sono 5.650 i tamponi molecolari e 487 i test rapidi e ci sono però purtroppo 29 decessi, quindi dati in salita. E oggi la Toscana è in zona gialla, per restarci però non si deve abbassare l'attenzione ora più che mai, occorre continuare a portare la mascherina, tenere le distanze, igienizzarsi spesso le mani ed evitare assembramenti. Essendo in zona gialla ricordiamo che sono consentiti in Toscana gli spostamenti nella nostra regione dalle 5 alle 22. Dalle 22 alle 5 sono vietati gli spostamenti salvo lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute, bar e ristoranti sono aperti fino alle 18, consentito l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio, i negozi e gli esercizi commerciali sono aperti. E ora veniamo alla pagina dello sport, c'è una vittoria per quanto riguarda la Fiorentina, ieri ha giocato contro il Cagliari, 1-0 risultato per la squadra viola, sentiamo il commento del mister Prandelli. Lei alla vigilia aveva detto sarà uno scontro salvezza con il Cagliari, è soddisfatto visto questo 1-0? O avrebbe voluto qualcosa di più dalla squadra? Dobbiamo anche ricordare le assenze importanti di Ribéry e Castrovilli. No, diciamo che quando vinci, soprattutto in momenti particolari, va tutto bene perché la vittoria ti porta a avere più fiducia in noi stessi, con molta più consapevolezza. Le partite sono tutte difficili, tutte combattute, in certi momenti può succedere di tutto. La squadra, secondo me, ha risposto molto bene. Allora, che peso ha questa vittoria e quanto è contento della prestazione di Caglione? Secondo lei è andato bene? Ma, la vittoria è sempre una gioia, anche se magari non hai creato
tante opportunità, però tante volte basta una fatta bene ed è risolta la gara. Abbiamo trovato un Cagliari molto, molto ordinato, con giocatori di grande qualità, quindi è stata una partita molto impegnativa. Per quanto riguarda Caion, certo che sono contento, in questa situazione qua si deve trovare un ruolo ben definito. Nel primo tempo era un po' troppo schiacciato, nel secondo tempo in quella zona ha creato delle buone opportunità. Martinez Quarta può diventare titolare di questa squadra? Ma per me è già titolare, poi è chiaro che per me è titolare anche Pezzella, anche Milenkovic, anche Igor, eccetera, quindi più titolari ho meglio è. Comunque è un ragazzo che ha carattere, determinazione, molto serio, sono molto contento. Come sta Pezzella? Dobbiamo valutare, perché quando senti un problema al flessore bisogna valutare ovviamente dopo 24 ore. Lo sentiamo il commento di un giocatore, Biraghi, che ha detto dovevamo vincere a tutti i costi. Cristiano, una vittoria che ci voleva? Sì, era una partita da assolutamente da vincere in qualsiasi modo, perché sennò diventava complicato. È vero che non ci siamo tolti dai problemi, è vero che dobbiamo fare un altro campionato per la squadra che siamo, però oggi siamo contenti dei 3 punti. Partita maschia, avete lottato, sudato e alla fine i risultati 3 punti vi siete portati a casa. Sì, sai, quando ci sono partite dove comunque giocano 2 squadre che non hanno avuto grandi risultati, la prima cosa che si cerca e si chiede di mettere è atteggiamento e determinazione. E magari viene a mancare un po' la qualità, però in questi momenti se serve questo si fa così. Tu sempre grande lavoro di temperamento, hai avuto anche l'occasione quasi per trovare il gol, una partita positiva anche la tua. Sì, potevo darla in mezzo a Dusan, ma non l'ho visto. Dobbiamo migliorare anche su questo, perché se magari arrivano pochi gol non è solo colpa degli attaccanti, anzi Dusan sta facendo un grande lavoro, ci sta aiutando e dobbiamo supportare anche noi. Tempo di godersi un po' questi 3 punti, però domani si torna già al lavoro in vista del prossimo impegno, l'Inter, una gara anche speciale per te. Sì, sicuramente non è una gara come le altre per me, stasera ci riposiamo e da domani pensiamo all'Inter. Io mi fermo qui, grazie per averci seguiti, arrivederci.